Io non so come dirtelo, Jody, perciò sarò diretto. Tua madre e io siamo stati trasferiti da Sheridan Rose. Vorremmo tanto portarti con noi, ma siamo convinti, come tutti, del resto, che per te sia meglio restare qui con il professor Dawkins. Verremo a trovarti non appena c'è possibile. E quando starei meglio, tornerai a stare insieme a noi. D'accordo? È la cosa migliore. Ciao, Jody. Sii forte, amore. So che è difficile, ma vedrai che funzionerà. Dobbiamo andare, Susan. Solo un attimo, Filippo. Basta così, forza. Jody, siamo con te. E ci saremo sempre. Senti, sono davvero esausta e ho sete e non ho idea di dove cazzo siamo, perciò non rompere, lasciami perdere, ok? Andrà tutto bene, Jody. Siamo in mezzo al nulla e io sto morendo di sete. E siamo nella merda. Ma andrà tutto bene. Lasciami stare, Annie. È tutto ok, Aiden. Non c'è motivo di essere esclusi.
del male. Mi dispiace, non vorrei disturbare. Sto cercando un posto in cui passare la notte e speravo che... Non puoi stare qui. Mi spiace. Potrei passare la notte nel fienile. Per favore, prometto che domani mattina me ne vado. Te l'ho detto, non puoi stare qui. Devi andartene. Veloce. Ya. Spazio. Alcuni no. Dopo ne, dalla he. E dinne. Tutte io. Ma stai. Vendaco, la docca. Ah, do, vendaco, no, dotto. Va bene. Questa notte puoi restare. Entra. Come ti chiami? Jody. Io sono Paul. I miei figli, Cori e Jay, e mia madre, Shimasani. Non facci caso se non ti rispondo. Sono anni che non parlo. Stavamo per cenare, se ti vuoi unire a noi. Sì. Sì, grazie. Non vediamo molti autostoppisti qui. Dove sei in diretta? Io mi sposto giorno per giorno. Forse continuando così, prima o poi capirò dove sono diretta. Capisco. Voi allevate i cavalli? Sì, mastang. E teniamo anche qualche ciurro. Qualche ciurro? Pecore. Oh. Vendiamo la lana. E il latte. Non è molto, ma ci manteniamo. Questo è il primo ranch che vedo dopo tanti anni. Eravamo in tanti. Gli altri se ne sono andati in città. Qui la vita è dura. Voi siete Navajo, giusto? Siamo di nero. Vuol dire il popolo in Navajo. È così che ci chiamiamo. Questa nella tua stanza, qualunque cosa tu senta. Quello che sento. Cosa vuoi dire? Se tieni alla tua vita, chiuditi.
dentro e non uscire fino a domani. Lo so, è un posto molto strano questo, ma non temere. Domani saremo lontani da qui, promesso. Buonanotte. Thank you.
Allora io vado. Grazie. C'è molto da fare qui al ranch. Se vuoi fermarti per qualche giorno, per darci una mano, non posso pagarti, ma avrai un tetto e un pasto caldo. Che ne dici? Ci sono dei vestiti nella stanza piccoli. Ci vediamo dopo. Allora, sei pronta? Certo, quando vuoi tu. Le pecore hanno sete. Vuoi pensarci tu? Certo. È ora di pranzo. Mangia poi, ragazzi, se hai fatto. Tu non vieni? Dopo. Ho ancora da fare. Ok, allora dopo. Avanti, siediti. Grazie. Si sono trasferiti in città. Non tutti vogliono stare nel deserto. Cos'erano quei rumori ieri notte? Era come se qualcosa battesse sulla casa. Era solo il vento. Produce strani suoni nel deserto. Ho visto le pecore morte. Che cosa è successo? La tempesta. Escono dal recinto e muoiono soffocate dalla sabbia. Fai sempre così tante domande. Quando non riesco a capire qualcosa, sì. Sì, e se cominciassi io a fare domande a te? Da dove vieni? Cosa fai qui? Forse non ti piacerebbe.
Perciò tieni le tue cose per te e non fare più domande a nulla. E ora scusami, ho da lavorare. Lascialo perdere, Jody. Se lo conosci non è così male. Ne sono certa. Bene. Meglio che torni al lavoro o papà si arrabbia. Ci vediamo. Mi chiamo Jody e mi fermerò qualche giorno qui con voi per darvi una mano. Spero che non le dispiaccia. Ma è bellissima. L'ha fatta con le sue mani. I ragazzi hanno bisogno di una mano. Ok, chiedo a loro. Adesso vengo lì vicino, d'accordo? Visto, Ashki? Non è così male. Ammettila. Un po' ti piace, no? Ehi, Aiden. Hai mai sognato di cavalcare? Ma come hai fatto? Abbiamo tutti dei segreti. Forse ti ho giudicato male. Vuoi farti una doccia dietro il fienile? Prima le signore. Ok, va bene.